Bentrovati amici telespettatori di Cilento Channel. Abbiamo terminato la prima serie di Help Me Agnese, ma devo dire la verità, i nostri telespettatori hanno reclamato e quindi hanno detto: Gianni, ma non è possibile non vedere più in onda il programma di Agnese Mandetta. C'è già qualcuno che sorride dietro le quinte, ma è la verità, gliel'ho detto anche nel backstage. E quindi mi hanno detto: tu devi fare in modo che questo appuntamento vada avanti. E allora vi ho promesso, telefonicamente, insomma per strada, tutti voi che mi fermavate per farmi i complimenti, ma soprattutto a lei, alla nostra star Agnese Mandetta, ben trovata! grazie a tutti, good morning everybody, thank you so much for having me in your home, and so happy to be here. Agnese, allora io devo rivelarti che fondamentalmente ho ricevuto complimenti da persone che non mi sarei mai aspettato, te lo dico davvero col cuore, ragazzi che mai avrei pensato, sai, che un giorno mi fermassero per dire: Gianni, complimenti, sei proprio simpatico con Agnese a realizzare quella trasmissione. E quindi questa è prova che abbiamo indovinato, Agnese, Mi fa moltissimo piacere saperlo e voglio ringraziare anche io tutti e voglio incoraggiare chiunque abbia delle passioni a lanciarsi. Ragazzi, se non vi buttate in piscina non nuoterete mai, quindi fuori tutti i complessi, fuori tutte le sciocchezze che vedete sui giornali di moda, su Instagram, quello è tutto falso, tutto falso. In realtà le persone sono molto diverse quando poi si alzano la mattina, quindi bando a tutti i filtri e lanciatevi, esprimetevi, perché la vita è bella quando uno si può esprimere. Senti, prima di cominciare con lo speciale dedicato al Natale che faremo in questi giorni, volevo chiederti, pure perché molte persone me l'hanno formulata questa domanda, ma come ti è venuto in mente, insomma, di volerti dedicare a una trasmissione televisiva alla lingua inglese, visto che tu hai comunque un lavoro che ti impegna tutta la giornata, insomma non è così facile nello stesso tempo poter coniugare il lavoro con quelle che sono le poche ore del tuo tempo libero? Ti ringrazio per questa domanda così interessante. Dunque, sì, è vero, io ho un lavoro che mi impegna 8 ore al giorno e a volte lavoro anche i sabati, presto, insomma, anche durante il periodo natalizio dovremmo lavorare, a parte le feste, insomma, in cui riposiamo tutti. È una passione. Io ho lavorato per molti anni come insegnante di inglese in Spagna, quando mi sono trasferita in Spagna dall'Inghilterra, e quindi mi sono guadagnata da vivere facendo l'insegnante di inglese mentre studiavo per gli esami più importanti dell'inglese. Trovai questa splendida insegnante, come già ti spiegai, la signora June Plimmer, e la quale saluto e ringrazio sempre, e poi grazie a lei, insomma, fu introdotta nel mondo della interpretazione, quindi feci degli esami particolari per poter lavorare con un'agenzia di traduzioni e interpretazioni e poter entrare nel mondo dei tribunali e quindi dell'inglese specializzato per insomma assistere i nostri ufficiali della legge che lavorano tanto per il nostro beneficio. Noi non li vediamo, ma ci sono, ci proteggono, ci aiutano tutti i giorni, quindi magari prendiamo, ecco, spunto da questa chiacchiera per ringraziare tutte le forze dell'ordine, i vigili e tutte le persone che ci aiutano giorno per giorno a vivere in un ambiente, in un clima di pace e di organizzazione e di serenità. E quindi vorrei approfittare di questa bello spunto che mi hai dato con questa domanda per poter ringraziare insieme a te tutte le persone che lavorano
per mantenerci insomma salvo, al sicuro, tutte le persone che fanno parte delle forze dell'ordine, quindi carabinieri, poliziotti, vigili, tutti quanti non si vedono spesso, non li vediamo, ma sono lì a proteggerci sempre, e per questo io vorrei dare un ringraziamento sentito a tutte le forze dell'ordine che ci proteggono sempre. Detto ciò, la mia passione è sempre stata l'inglese. Ovviamente vivendo in Spagna ho dovuto imparare anche lo spagnolo. Io vivevo nei pressi di Barcellona, quindi poi qualche anno dopo ho imparato anche il catalano, che è la lingua di questa regione a statuto speciale, e ho scoperto che ci sono tantissime affinità tra il catalano e l'italiano, quindi questa è una cosa molto bella che mi ha fatto tanto tanto piacere. Mio marito è catalano ovviamente, e quindi sono molto molto contenta di aver potuto viaggiare, perché questo mi ha insegnato ad aprire la mente e a accogliere tante culture, tante lingue diverse. Quindi la cosa più importante è la buona volontà e la forza di poter comunicare le proprie passioni. Quindi buttatevi, come sto facendo io. Per me questo che io faccio non è un lavoro, è veramente la culminazione di tutto quello che io apprezzo per aver dedicato insomma la mia vita allo studio dell'inglese. Benissimo. Senza nulla togliere alle culture. Bene, bene, bene. Io adesso, come vedi, ti interrompo perché tu sei un fiume in piena, altrimenti parleresti per ore al nostro pubblico, il che fa piacere, ma i tempi purtroppo sono quelli che sono, e sai benissimo che dobbiamo andare avanti, o meglio, dobbiamo cominciare. Cominciamo con questo speciale. Di cosa ci parli in questo speciale? Dunque, oggi parleremo di come augurare cose belle alle persone. Questo tipo di costruzione può essere utilizzato tutto l'anno ed è formato, se Gianni vuole lanciare la prima slide. Ok, è formato dal verbo enjoy, di cui abbiamo parlato nelle scorse puntate, e dall'aggettivo possessivo your. Ricordiamo che l'aggettivo possessivo your significa tuo, vostro e suo, ossia suo nel senso di una persona a cui stiamo dando del lei. Quindi enjoy your, e poi possiamo dire quello che vogliamo dire. Possiamo passare alla prima slide. Alla seconda slide. Ecco qui l'esempio, Gianni. Enjoy your holiday. Enjoy your vacation. Quindi, goditi la tua vacanza, detto sia in inglese europeo, quindi inglese britannico, sia in inglese americano. Enjoy your holiday. Enjoy your vacation. Quindi holiday è un nome composto da holy, che significa sacro, e day, che significa giorno. In inglese holiday prende abbraccia, diciamo, il periodo in cui noi abbiamo, per esempio, una vacanza. Può essere un giorno, come può essere una settimana. I'm on holiday, sono in vacanza, quindi questo potrebbe significare che io sono in vacanza per una settimana, sono in vacanza per 10 giorni o sono in vacanza per un giorno perché oggi è festa. I'm on holiday. Dunque, enjoy your day off. Ok? Enjoy your day off. Il day off è diverso dalla holiday. Holiday può essere una festa comandata. Il day off può essere il giorno libero che una persona ha nella sua turnazione lavorativa. Quindi è una differenza sottile però importante. Holiday è festa per tutti. Oppure io ho le ferie e me ne sto andando in vacanza magari in un altro paese. Invece day off è il giorno in cui uno non lavora perché il suo turno non prevede che lavori.
Andiamo a vedere la terza slide. Enjoy your meal. Quindi questa è una cosa che noi possiamo dire in ambito di ristorazione, in ambito di trattoria, in ogni dove noi possiamo servire qualcosa da mangiare. Quindi enjoy your meal è la frase classica per augurare buon appetito ai nostri ospiti. Oppure possiamo essere più specifici e quindi dire enjoy your breakfast, enjoy your lunch, enjoy your dinner. Quindi enjoy your è la parola che desideriamo utilizzare in quel momento. Enjoy your pizza, enjoy your Christmas cookies, enjoy wine, for example. Che ne pensi, Gianni? Sì, stavo pensando. Ti piace questa costruzione, enjoy your, e poi dopo possiamo cambiare con tutto quello che ci pare. Enjoy your film, Enjoy sì. Gianni's film. Oh. E invece puoi augurare anche un buon Natale in questo modo? Well, yes and no. Perché? Gli auguri di Natale impareremo a farli in un altro momento. Però, per esempio, possiamo dire sì, enjoy your Christmas holiday. Ecco, dobbiamo aggiungere per forza holiday. Assolutamente sì. Sì. Altrimenti come ti suonerebbe enjoy your Christmas? Enjoy your Christmas significa goditi il tuo Natale, però dovrebbe essere, adesso non vorrei essere troppo specifica, però io lo intenderei come sì. Goditi la tua giornata di Natale. Ok. Enjoy your Christmas, you know? Oppure lo intenderei come se la mia collega, che è di fede ebraica, mi augurasse prima delle ferie dal lavoro di tutti noi enjoy your Christmas, e io le direi enjoy your Hanukkah, you know? Goditi la tua festa di Hanukkah. Quindi che cos'è questa festa? Perdonami. È una festa ebraica della quale poi parleremo. Dai, conosci anche le feste ebraiche, io non ce la posso fare. Non solo, ma anche di quelle afroamericane parleremo, perché appunto augurare buon Natale in una società anglofona è assolutamente non solo vi sono comunità ebraiche, ma vi sono comunità che celebrano il Natale in maniera diversa. Quindi ci sono altre feste, come per esempio la Kwanzaa, che è una festa afroamericana, e sappiamo che la percentuale afroamericana negli Stati Uniti è enorme, e quindi sono etnie, si parla di etnie, ragazzi, non mi sentirete mai parlare di razze, la razza umana è una, per il resto parliamo di etnie, ossia la capacità dell'essere umano di sopravvivere agli elementi, alle sue condizioni geografiche attraverso il cambiamento di quella che è la propria pelle. Il colore della pelle serve solo ad adattarsi al proprio ambiente, all'ambiente in cui si vive. Quindi la razza umana è una, le etnie sono molte. Quindi in America ci sono moltissime etnie, in America come in tutti i paesi anglofoni, quindi Australia, Nuova Zelanda, Canada, e tutte queste etnie hanno le loro feste, le loro tradizioni. Quindi il periodo natalizio è il periodo in cui ci sono molte feste ufficiali insieme, e quindi approfittiamo dell'occasione per augurare buone feste senza mettere in mezzo il Natale. Dire Merry Christmas o Enjoy Your Christmas Holidays si dice solamente alle persone che noi sappiamo che festeggiano il Natale, ossia la nascita di Gesù bambino. Per il resto, Enjoy Your Holidays, Enjoy Your Christmas Holidays, Enjoy Your Holidays, Season's Greetings, lo vedremo con più attenzione e più profondità nelle nostre teaching pills. Gianni, vogliamo introdurre le teaching pills?
Assolutamente sì, questa novità che entra di sorpresa, diciamo, no? Nel nostro speciale. Vi ricordo che nel 2021 ci sarà la seconda stagione di Help Me Agnese. Pensate, già abbiamo raggiunto un record da parte nostra, naturalmente. Abbiamo realizzato già una prima serie. E non è da poco per una TV locale, vero Agnese? Verissimo, io ringrazio tutti veramente per il vostro sostegno, il vostro supporto. Il mio desiderio più grande è di essere utile a tutti. Non ci sono altre velleità da parte mia se non quella di condividere con noi, con voi tutti questa mia passione e di tendere una mano amica verso tutte le persone italiane che risiedono all'estero, in America come in qualsiasi altra parte del mondo. Vi pensiamo, vi vogliamo bene e vi ringraziamo per essere andati così lontano e aver portato la nostra cultura e la nostra eccellenza nel mondo. Allora, in questo finale di puntata raccontiamo la novità di Help Me Agnese e poi salutiamo i nostri telespettatori. Perfetto, perfetto. Quindi le Christmas pills, eh? Teaching pills. Teaching Pills, il nome è quello, Teaching Pills, che sarebbero delle lezioni un po' più approfondite che durano pochi minuti, quindi non siamo più nel quarto d'ora, 20 minuti in cui siamo adesso con la trasmissione vera e propria, bensì saranno un po' più corte e molto mirate. Le prime Teaching Pills parleranno proprio del Natale. E quindi poi proseguiremo, insomma, dopo la stagione natalizia, approfondiremo altri argomenti che possano essere utili a studenti, professionisti e qualsiasi altra cosa che possiamo offrire, che ci venga in mente a me e a Gianni di poter offrire al nostro pubblico. Ottimo. Allora, come si pronuncia? Scandisci bene, così con lentezza, così con calma, così i nostri telespettatori cominciano a memorizzare. Teaching pill? Teaching pill? Ho detto bene? Pillole di insegnamento, è un gioco di parole. Pill e Quando noi pillola. diamo. Esatto, sì, pillole, insegnamenti in pillole, Pill. sarebbe. Sì, pills. E perché non Palermo, pills? Imola, Livorno, Livorno, Savona. Pills. Pills. Sì. Con la S. No. Perché non è plurale? Però la parola pillola si dice pill, quindi P di Palermo, I di Imola, doppia L di Livorno. Quindi è una pill. Teaching pill. Ok, però siccome saranno più di una queste pilloline, sì, questi insegnamenti in formato pillola, Sì. diremo teaching pill con la Teaching S. pills. Esatto, sì, quello dicevo. La S tua non l'avevo ascoltata, non l'avevo captata prima. Ok, sì, bisogna. Questo apre un'altra can of worms, eh? Ne parleremo in un altro momento. Vi anticipo solamente una cosa: endofonia, endofonia. Ne parliamo se vuoi nella prossima puntata. Linguistica allo stato puro, vai! Allora, Ok, grazie teaching pills. Agnese. Grazie a voi tutti, buona serata, giornata, mattinata, quello che sia, tante belle cose. Stay tuned.